Lorenzo Russo, vicecomandante della Polizia Municipale Casellese, stroncato all'età di 58 anni da un male incurabile. Molti colleghi di una vita di lavoro che hanno voluto tributare l'ultimo saluto a un grande uomo che ha fatto della sua professione il suo valore di vita. Piazza Boschiassi era gremita di gente, anche cittadini che forse non conosceva se non solo di vista, ma che hanno voluto essere presenti. Un cordone di agenti di Polizia Municipale ha fatto la giusta cornice, mentre tantissimi gruppi alpini hanno reso omaggio ad Enzo con i gagliardetti di stati a lutto. Sì, perché oltre ad essere vicecomandante di Polizia Municipale, Enzo era anche un alpino iscritto al gruppo di Caselle. Alle 15 il feretro è entrato in piazza, scortato da due ali di agenti in uniforme, che poi innanzi alla chiesa si sono disposti per il picchetto d'onore. Gli agenti hanno reso onore ad Enzo con il saluto militare sugli attenti. Durante l'omelia il parroco Don Claudio Giaegischia ha ricordato Enzo come un uomo buono, che amava il suo lavoro ma ancor più la sua famiglia. All'uscita della chiesa, in suo onore, tutti i mezzi di polizia municipale hanno acceso i tradizionali lampeggianti blu. Da lì Enzo è stato scortato fino al tempio crematorio di Mappano, dove è stato cremato e le sue ceneri riposeranno a San Francesco al Campo, nella tomba di famiglia. Presenti per l'ultimo saluto molti sindaci e amministratori della zona, poiché era stato in diversi comandi prima di fare ritorno a Caselle. Tra loro Luca Baracco, sindaco di Caselle, Antonio Massa, sindaco di Robassomero, e Paolo Biavati, primo cittadino di San Maurizio Canavese. Da oggi Caselle avrà un agente in meno, ha affermato Baracco, ma avrà una nuova stella che brillerà nei nostri cieli.